La guerra del terrore che diciamo noi tutti conosciamo, comunque soprattutto la nostra generazione conosce, quella iniziata col 2001, quindi con l'attentato alle Torri Gemelle. È stato il primo evento mediatico che ha coinvolto tutto il mondo. La somiglianza con il califfato soprattutto è sul fatto di inserire all'interno delle nuove generazioni un'ideologia precisa, appunto quella dell'estremismo, del jihadismo, di un Islam estremo. E come fa il califfato avviene anche all'interno delle moschee rosse questa cosa, ovvero questi ragazzi vengono educati a una certa religione, educati a un determinato tipo di regole, e non hanno altra conoscenza se non quella del Corano. हम 9 बजे हम इधर पढ़ते हैं आखिरत में हमें फायदा मिलेगा इससे हमें जन्नत अता की जाएगी. E gli vengono fatte promesse che per noi occidentali sono assurde. Per esempio a un ragazzino che sta per entrare nella moschea rossa, gli viene detto che se un bambino impara il Corano a memoria, non solo andrà in paradiso, ma permetterà anche a 10 dei suoi parenti di andare in paradiso, anche se non se lo meritano, e anche se avrebbero meritato l'inferno, andranno in paradiso. Quindi queste promesse, questa ideologia che viene insegnata fin da bambini crea un'educazione che portano avanti per tutta la vita, e come dicevo prima crea una nuova generazione non solo pronta a sacrificarsi e quindi a suicidarsi per la causa jihadista, ma crea una generazione pronta a continuare questa ideologia, quindi a portare avanti questa ideologia, un'ideologia che per quel che riguarda l'educazione è molto simile a quella del califfato, se non uguale. Anche il califfato aveva delle proprie scuole. La propaganda esiste, quella del califfato, che è l'ultima che abbiamo visto, è potentissima, nonostante dall'altro lato si professasse un ritorno ai valori fondanti dell'Islam, quindi e si cercasse una contrapposizione all'Occidente. Ma appunto nello stesso momento venivano presi non solo strumenti occidentali come la pubblicità e il marketing, ma tutto quello che è l'immaginario occidentale, sono appunto molto inseriti sul territorio. È un modo regionale che non si avvale di particolari tecnologie, di particolare comunicazione, più quasi un passaparola. Si sa che cosa vogliono quelle moschee, si sa cosa si studia in quelle moschee e quindi si crea un bacino di utenti, ma non fanno utilizzo di determinate comunicazioni, non hanno l'obiettivo che aveva il califfato, appunto di farsi conoscere in tutto il mondo. और इस उम्र के अंदर बच्चे के रुख को जिस तरफ फेर दें उसका रुख उसी तरफ रहता है. Il lato economico spinge questi ragazzi ad unirsi a questa causa, appunto per aiutare la propria famiglia. In questo caso i ragazzi coinvolti sono molto giovani, quindi sono dei bambini, quindi sono ignari spesso di quello che andranno a fare, ma è la famiglia ad avere un bisogno economico e in questo stato di povertà è come se vendessero l'unica cosa che hanno di proprietà, che so appunto sono i loro figli. Il Pakistan civile ha una linea ben precisa, è totalmente contrario a questo estremismo. Lo si può capire anche soprattutto dalle parole del dottore, del medico che viene intervistato e durante il documentario ci accompagna all'interno del Pakistan. Questo tipo di ideologia che abbiamo visto nel documentario sul Pakistan, ma che si trova in altre regioni del mondo, non,
non è morta, non è morta con, diciamo, la fine del califfato mediatico, non morirà anche se queste moschee verranno distrutte, perché rinizieranno, non solo perché sono pronte generazioni di ragazzi ormai coinvolti in questa ideologia e convinti di questa ideologia, ma perché fondamentalmente questa ideologia non ha bisogno di nulla, se non un luogo dove praticare questo estremismo.